Non solo i fedeli della comunità di San Domenico, sua famiglia sin dagli albori della sua ordinazione sacerdotale nel 1983, ma tante persone incontrate e aiutate da Don Franco Fedullo hanno gremito la chiesa di San Domenico ieri per partecipare alla messa celebrata in occasione del secondo anniversario della sua dipartita. Sul nostro manifesto commemorativo abbiamo messo una delle sue frasi: il piccolo è il grande, a significare appunto che la vera grandezza la troviamo nel piccolo, che è cosa che lui ha sempre vissuto quella pagina del Vangelo che ricorda che chi è affamato, chi è assetato, chi è nudo, chi è malato, chi è carcerato, chi è straniero, è Gesù stesso. Ogni volta che avete fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me. E lui ha sempre insegnato, o meglio, ha raccolto l'insegnamento di Gesù e ci ha sempre spronato, lui in prima persona vivendolo, ad essere servitori dei piccoli, degli ultimi, e scoprire nel piccolo il grande. Don Franco Fedullo continua a essere presenza viva nella sua comunità, di cui fu pastore sin dal 1999. E dove fondò nel 1983 insieme a Luisa Alfinito il Centro per la Vita Il Pellicano, al servizio della tutela e promozione del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale. Grazie alla sua opera e dei tanti volontari del centro, oltre 1200 bambini sono venuti al mondo. Il centro in questi anni ha offerto e tuttora continua ad offrire assistenza e aiuti di ogni genere alle madri in difficoltà, anche nelle situazioni più delicate, per evitare che ricorrano all'aborto come estrema soluzione ai loro problemi. A ricordare ciò, durante l'omelia, è Don Carlo De Filippis, che ha concelebrato il rito eucaristico insieme a Don Pietro Rescigno, attuale parroco di San Domenico, e alcuni sacerdoti con i quali Don Franco ha condiviso le ansie e le gioie pastorali. Innamorato di Maria e di Gesù Eucaristia, ha continuato Don Carlo, si è sempre preoccupato sul piano pastorale, in particolare della preghiera e della comunione quotidiana dei più giovani, tenendo la chiesa aperta fino a tarda sera. Come ha sempre prestato particolare cura agli ultimi e ai poveri di Dio. Tanti hanno sperimentato la sua capacità di accogliere anche le più grandi fragilità, con una tenerezza, una delicatezza e una misericordia unica, dote che solo le persone di alto spessore umano, culturale e spirituale hanno. Altro valore importantissimo per Don Franco, ha concluso Don Carlo, era l'amicizia. Tanti giovani, ma anche adulti, hanno goduto della sua presenza amicale, sempre gioiosa, attenta, delicata, incoraggiante. Aveva la capacità di cogliere di ognuno le peculiarità del carattere e questo gli permetteva di instaurare rapporti personali molto profondi. Il ricordo di Don Franco si concluderà domenica 4 febbraio alle 13 nella Cappella del Santo Rosario, attigua alla Chiesa di San Domenico, quando si terrà il pranzo degli amici piccoli, gli ultimi della società, il grande amore di Don Franco. 4 febbraio e la prima domenica di febbraio, come al solito, è la giornata per la vita. Voi sapete quanto Franco si sia battuto per difendere la vita e la vita dei piccoli. E continuiamo, come dire, a festeggiare la sua nascita al cielo, quindi il suo compleanno in paradiso. In che modo? Facendo una festa, come si fanno le feste di compleanno. Chi avrebbe invitato Don Franco prima di tutti? I suoi amici poveri. E quindi abbiamo pensato il 4 di febbraio, domenica, alle 13, di fare un pranzo invitando proprio i suoi amici poveri, quelli che sicuramente avrebbe invitato per primi alla sua festa. Sarà un momento così per condividere insieme a loro un pasto e per sperare di poter avere, come dire, seppur invisibilmente, alla nostra tavola il nostro Don Franco.